Ciao a tutti e bentornati. Per chi non mi conosce, sono Marta e su questo canale troverete un sacco di cose diverse: allenamenti, cose con gli attrezzi di ginnastica ritmica, spiegazioni del nostro meraviglioso sport e racconti come questo. Oggi infatti sono qui per raccontarvi il mio primo mese su YouTube. Un mese fa circa, forse poco più, io e il mio ragazzo abbiamo deciso di aprire questo canale. Infatti lui mi dà un grandissimo supporto in questa avventura, così per divulgare la ritmica, per fare qualcosa di buono in questa quarantena, perché fondamentalmente chiusi in casa non avevamo molto altro da fare. Questo è un obiettivo forte che ci siamo posti e così abbiamo iniziato. Quindi ho iniziato a fare questi video sulla ginnastica ritmica. Inizialmente ero super entusiasta, lo sono ancora, ma ero inconsapevole di quanto fosse difficile, perché io pensavo fosse molto molto più semplice. In realtà c'è un lavoro enorme dietro ogni video, perché inizialmente avevo mille idee, ho detto va bene, faccio questo, faccio quell'altro, un video spiego come ho fatto la ginnastica, un video lo faccio sulla giuria, sì, magari con delle animazioni grafiche, poi faccio un video che faccio ginnastica io, lancio gli attrezzi, li riprendo, bla bla bla. Invece per fare un video ci vuole un tempo infinito, ovviamente per farlo bene, che non è mi riprendo e lo posto. C'è un lavoro gigantesco dietro. Innanzitutto abbiamo dovuto comprare gli strumenti giusti: microfono, cavalletto, luce adatta, eccetera, eccetera. Già quello è stato un primo passo importante, perché quale compro, dove vado, in quarantena, poi figurati, arriverà qui, arriverà di là. Poi ero in America, ci siamo dovuti trasferire. Un disastro, già solo organizzarsi è stata dura. Poi ogni video va fatto, ripreso. Attenzione, aveva ripreso da diverse angolazioni. Ecco, tipo adesso mi sono dovuta spostare da un lato all'altro per renderlo più dinamico, altrimenti diventa noioso. Ci vanno fatti gli zoom, quindi è un lavoro, ogni volta fare un video è un lavoro. Angolazioni, zoom, poi mi riguardo, non mi piaccio, troppo vicino, troppo lontano, non mi piace come sono vestita, vado a cambiarla, ho sbagliato a dire una cosa, magari faccio una cosa e poi mi rendo conto di essermi inceppata nel discorso o di non averlo spiegato bene, lo rifaccio da capo, poi io sono pignola, figuriamoci, come ogni ginnastica d'altronde. Quindi è un lavoro enorme, enorme. Poi va montato, vanno fatte le thumbnail, che sono le immaginette che appaiono nella preview del video, e poi tutte le scritte, poi descrivilo, la descrizione, cosa ci scrivo, cosa non ci scrivo, come faccio a fare in modo che chi lo cerca lo trova facilmente. Un disastro, una fatica immane. E non ultimo, in tutti i problemi adesso legati, ad esempio le musiche. Anche lì ho detto, ma sì dai, utilizzo delle super canzoni che tutti conoscono, il video non può che spaccare. E invece no, non si possono usare le canzoni che sentiamo alla radio tutti i giorni. Servono delle musiche apposta, libere da diritti, quindi vanno cercate e bisogna utilizzare per forza quelle, altrimenti il video viene bloccato. Così come mi è successo una volta in uno dei miei video, non lo sapevo, ho utilizzato una musica, tra l'altro senza parole, bloccata, e quindi quel video lì ha il problema della musica. Difficile, difficile da capire, soprattutto per me che masticavo molto meglio gli altri social, e YouTube per me è ancora un territorio inesplorato, ma sto capendo, credo che lo sto capendo sempre meglio. Poi, parliamone, io fino a prima della quarantena lavoravo in ufficio, mi alzavo la mattina, andavo in ufficio, stavo seduta 8 ore al giorno, magari avevo qualche evento, andavo in giro, camminavo, però fondamentalmente non facevo più ginnastica ritmica. Invece mi sono ritrovata ad allenarmi, perché poi ho iniziato a fare dirette di allenamento, ho iniziato a fare masterclass online, come devi fare? Devi per forza dimostrare davanti allo schermo. Quindi mi sono rimessa a fare ginnastica, con gli attrezzi, in vere, a fare tutte la scioltezza, spaccate, ponte, a cercare di soddisfare le vostre richieste, il tutorial sulla rovesciata. È stato veramente dura, sono piena di dolori muscolari. Mi sono rimessa anche a fare danza classica, insomma, ho stravolto la mia vita per questo canale YouTube. Sono stata anche fortunata, perché comunque qui ho la possibilità di avere un giardino dove registrare alcuni dei miei video, però mi è capitato di tutto. Magari la mattina mi alzavo, c'era un bel sole e dicevo, ah, oggi è una giornata perfetta per fare un video. Perfetta niente, perché uscivo e magari proprio in quel momento, quando stavo registrando, o quando ero in diretta, o quando dovevo fare qualcosa di importante, taglia erba, il bambino che piange, la partita di pallone casalinga, di tutto, veramente di tutto. Quindi difficilissimo anche per quel motivo lì. Tutti i rumori possibili e immaginabili venivano fuori quando io dovevo registrare un video. È incredibile. Questo canale fondamentalmente è nato dalla necessità di divulgare la ritmica, che è la mia passione più grande, e soprattutto di fare qualcosa di bello, di nuovo, di utile, di interessante, anche in un periodo come questo dove siamo stati privati un po' di tutto delle nostre vite, no? E io sono molto fortunata, conosco adesso un pochino l'ambiente YouTube, devo dire che il pubblico che ho è un pubblico giovanissimo, è un pubblico super, un pubblico che io adoro, tante ragazzine, tante bimbe, giovani donne,
alcune talmente piccole che mi scrivono dagli account dei genitori. Ovviamente sono l'anima di questo canale, ho imparato ormai i nomi di chi mi segue così in maniera assidua, che guarda ogni video, che commenta subito, e vi voglio ringraziare enormemente perché mi fate sentire davvero motivata nel continuare questa super avventura. E quindi vi ringrazio, spero che questi video vi piacciano, ne farò sempre di più se me ne darete la possibilità e se avrò i vostri feedback super positivi. Quindi spargete la voce, iscrivetevi, like e commento se vi è piaciuto il video, e grazie.